Questa è una delle chiese rupestri che si trovano sul territorio di Melfi, quindi sul territorio del Vulture. È la chiesa rupestre, diciamo, più famosa, perché è quella ricca di affreschi murali più espressivi. La cosa che viene più facilmente in mente sono le chiese rupestri di Matera, che sono più numerose di queste qui, ma non altrettanto affrescate quanto la chiesa di Santa Margherita. Il pezzo di affresco che è quello più, più interessante e anche più curioso, che rappresenta l'incontro fra i vivi e i morti. Voi lo vedete rosso, sì. E sembra un diavolo, in realtà è perché è senza pelle. E quel mantello che vedete alla destra, alla sinistra della sala, è l'autono della pelle. Esattamente. I monaci basiliani arrivati qua intorno al 770 trovarono una basilicata un poco depressa, abbandonata, perché dopo la caduta di Roma qui era successo, loro incominciano a metterci su, ci insegnarono le nuove tecnologie, la nuova aratura, potature degli alberi, i nuovi innesti, e noi grazie a loro che oggi abbiamo un'agricoltura straordinaria, perché questi monaci erano agronomi, ingegneri, architetti. Adesso andiamo verso la chiesa dei Giaconelli, che è un'altra delle chiese rupestri, che si trova sull'areale del Vulture. Si chiama ai Giaconelli perché questa grotta viene così chiamata sul territorio. La peculiarità dal punto di vista, degli appassionati, di vino, di produzione di vino, che ha questa chiesa rispetto alle altre, è che qui di fianco c'è la grotta scavata per ospitare il monaco che si occupava di questa chiesa qui. Queste chiese, come ci siamo detti, sono tutte quante chiese che nascono nel periodo basiliano, va bene? I basiliani erano monaci eremiti tutti quanti, per cui della chiesa si occupava sostanzialmente un monaco eremita, che era fra l'altro spesso anche quello che faceva che produceva i dipinti, e se cambiava il monaco continuava ad arricchire poi la chiesa con dipinti di periodo successivo. Qui stiamo entrando nell'abitazione della grotta abitazione del monaco che si occupava della chiesa. Questa parte qui, che è appunto la casa del monaco che originariamente si occupava della chiesa, è stata poi trasformata e utilizzata, come potete vedere, in palmento per la produzione di vino. Il palmento sono praticamente delle fosse scavate nella roccia, tipiche di tutto quanto il Mezzogiorno d'Italia, dove si metteva l'uva pigiata. Praticamente voi vedete queste vasche qui, questa qui, quella lì, d'accordo, che sono vasche di raccolta del mosto. Con buona probabilità il buco che vedete qui è quello del perno di legno, su cui poi c'era il legno principale, che è il legno che batteva l'uva. Questa è la cantina in cui lavoriamo, è la cantina antica di Paternostra, cioè la cantina Paternostra e Paternostra. Anselmo, il figlio di Anselmo, padre della famiglia Paternostra attuale. Voi tenete presente che tutta quanta questa zona di Barile ha dei buchi nelle linee che scendono dal Vulture, in cui sostanzialmente si faceva il vino. Qualunque famiglia faceva vino. Per cui questo pezzo qui è scavato nel terreno, d'accordo? Come vedete ha una volta schiena d'asino, vedete anche che ha tutti quanti quei fori, così come questa parete ha quei fori che vedete lì, perché praticamente l'intera parte che noi guardiamo è intercapedine, ha poi un intercapedine rispetto alla roccia e al terreno, quindi c'è una camera d'aria intorno a tutto questo che favorisce il transito dell'aria e fa sì che, nonostante quando piove praticamente qui scendano fiumi di acqua, voi lo vedete perché ha piovuto ieri, e vanno tutti quanti in direzione dello scolo della cantina e poi si infilano chiaramente nella fogna cittadina, praticamente questa muffa sia una muffa che è costantemente una muffa secca, quindi non è mai di danno al vino che viene messo in affinamento o prodotto qui in cantina. Qui c'è l'infernotto, come lo chiamano i piemontesi, che è praticamente il punto fondo della cantina dove noi mettiamo a riposare annate diverse. Andando da questa parte c'è ancora una grotta più piccola, che
è caratteristica perché, come dire, l'archetipo delle grotte vinicole del territorio. Abbassate la testa, venite giù con me. Ora, tutte quelle che voi troverete sul viale delle, come dire, la costa delle Cantine, qui su Barile, così come su Rapolla, che sono i due comuni che hanno conservato il parco delle Cantine visitabili ma anche utilizzate, sono sostanzialmente fatte in questa maniera. C'è un pezzo di muro che serve a reggere sostanzialmente la porta, d'accordo? Dopodiché è tutta quanta scavata, voi fate caso che questa roba qui è scavata a mano, questo è il piccone, lo vedete dal tipo di segno, no? Dello scavo. Vi apro e vi faccio assaggiare l'ancestrale di Aglianico che noi facciamo. Il metodo ancestrale sostanzialmente funziona in questo modo. Praticamente quando il vino arriva a 9 grammi di zucchero, a quel punto non ci sono stati sufficienti, come dire, travasi e sfecciature per averlo pulito. Quindi resta sul fondo della bottiglia, va bene, una parte di posa. In quella parte di posa ci sono dei cristalli di tartrato che trattengono dell'anidride carbonica. Lo apri in questo modo adesso, sott'acqua come fa Movia. L'acqua assorbe la spinta della pressione interna della bottiglia, evita che ti rimbalzi addosso. In questo modo qui praticamente il fondo è finito dentro l'acqua e quello che esce fuori, come vedete, è l'ancestrale nostra. Quando faccio il cascavallo dovete vedere. Sì. Perché verso le 4 che è pronto. Ma vi siete mai fatti un bagno dentro al siero caldo?